C'è un decreto della Corte dei Conti, della Procura della Corte dei Conti, che rileva un elevato pregiudizio per le casse erariali e chiede alla Regione ovviamente conseguentemente gli atti che mette a disposizione rispetto a quel rilievo. E la Regione ha un diritto dovere di ripetizione in caso di illegittimità che deve essere certo accertata, ma che nel caso dell'istruttoria portata avanti dalle strutture tecniche della Regione viene palesata come ipoteticamente per l'appunto illegittima. Da questo punto di vista davvero non si può fare campagna elettorale strumentalizzando un diritto. Diritto dovere dell'amministratore della richiesta del recupero di quelle somme, perché chi fa un ordine del giorno non risponde né amministrativamente né dal punto di vista patrimoniale, ma demanda a una sola persona, in questo caso l'assessore alla sanità, di rispondere sia dal punto di vista amministrativo che patrimoniale. Come dire, è troppo semplice, per cui basta demagogia, non alimentiamo verso i medici false aspettative, ma come sta facendo l'assessore alla sanità cerchiamo di risolvere i problemi, e voglio ringraziare il sindacato dei medici di medicina generale che sta lavorando insieme all'assessorato alla sanità e alle loro strutture per dare legittimità alle somme del futuro, lasciando ovviamente ai giudici la sentenza per quanto riguarda il passato.